tutto nasce nel 1996 quando Walter Veltroni viene a fare un comizio a Venaria. Siccome Venaria è sempre stato in quell'epoca un feudo rosso, coloro che facevano politica nella sinistra iniziavano il percorso di avvicinamento a Torino passando prima da Venaria. E Walter Veltroni fu accompagnato dal dottor Vanelli, direttore della cultura in regione Piemonte, e da Lino Malara, che allora era sovrintendente a Torino, a visitare la reggia di Venaria Reale. Lui in quella occasione disse: se vinceremo le elezioni mi occuperò della reggia di Venaria Reale. Come tutti quanti sempre pensiamo, i politici che poi non mantengono le promesse, invece lui la promessa l'ha mantenuta. È diventato vice premier e ministro dei beni culturali, fa un decreto nel quale istituisce una commissione che avrebbe dovuto lavorare un anno per costruire una sorta di metaprogetto da mandare alla comunità europea per sviluppare, restaurare e dare delle destinazioni alla reggia di Venaria Reale. Questo succedeva nel 1996 e il 97 era l'anno nel quale questa commissione avrebbe dovuto lavorare per poi poter portare alla comunità europea una sorta di pacchetto di progetto per poter prendere il finanziamento che la comunità europea dava alle zone depresse. Era un finanziamento consistente perché erano 120 miliardi di vecchie lire. E Veltroni, da parte sua, disse che lui avrebbe messo con i fondi del lotto 80 miliardi di vecchie lire in modo tale che uno più l'altro avrebbe fatto un pacchetto da 200 miliardi di vecchie lire per restaurare la reggia.